in collaborazione con Siena Auto, la tua concessionaria Fiat a Siena e Monteroni d'Arbia, da oltre 25 anni al tuo servizio. Eccoci qua, che partiamo dalla nostra concessionaria e ora stiamo uscendo appunto dalla concessionaria Siena Auto. Abbiamo la fortuna di avere un calciatore, quindi dopo aver avuto il capitano Mendicino, dopo aver avuto Ghinassi, Guerri, Aniello Panariello, oggi abbiamo con noi il portiere della Robur, Simone Moschin. Ciao, benvenuto al Canale 3. Ciao a tutti. Sei nato nel gennaio del 96, giusto? 20 gennaio. Sì, 20 gennaio. E sei nato a Vittorio Veneto, vicino Treviso, la zona è quella là, no? Sì. E la tua storia di calciatore inizia e anche, vorrei dire, dal punto di vista del settore giovanile, esplode letteralmente a Chievo, no? Sì, esplode a Chievo. Campione d'Italia, insomma. Campione d'Italia, sì, sì. Finale del campionato primavera. Primavera, sì. A Rimini. A Rimini era... Contro il Toro. Contro il Torino e siamo andati ai rigori come in semifinale. Finale finita 0-0, supplementare 0-0, 7 rigori. Hai parato il rigore. Sì. Che ha deciso il titolo per il Chievo, che mai aveva vinto questo titolo. Mai. Prima volta. Quindi, insomma, una cosa veramente bellissima, no? Cioè, un coronamento di un percorso giovanile. Sì, di un percorso concluso nel miglior dei modi. Io poi me ne sono andato dopo il mio primo anno di primavera, perché onestamente, insomma, era andato talmente bene che, certo, di quelli lì siamo andati tutti via, ecco. E senti, ora poi te correggimi se sbaglio, a quel punto l'Inter si interessa, prima. Hai ragione, e va, però il Chievo poi ti tessera. Il Chievo inizialmente mi prende in prestito e poi mi compra il titolo definitivo dopo 2 anni di prestito. Salvo poi quest'estate sei passato alla Pro Vercelli. Sì, quest'estate sono stato a Pro Vercelli, sì. Cioè, è stato un passaggio virtuale, perché poi sei venuto a Siena. Io mai stato in Piemonte in vita mia. Senti, l'esperienza di Pisa, e poi c'è stata questa esperienza di Pisa, un'esperienza insomma particolare, perché in realtà insomma non hai potuto dare quello che avresti voluto. Io ho letto anche le tue interviste quando eri molto contento, insomma, di essere approdato in questa piazza. Poi insomma, com'è andata lì? Com'è andata? È andata che mi ha fatto un po' una torta, perché io quell'estate lì avevo tante squadre, sai, quando, la primavera è una vetrina, quando fai le finali fai così bene. E quando la vinci poi soprattutto. E quindi io avevo bisogno di andare a giocare, no? Mi ricordo quel giorno lì c'erano venuti a Verona insieme, nello stesso giorno, Pisa e Pontedera. Io col Pontedera non ci parlai neanche, perché c'era il Pisa che aveva già portato le carte per firmare, mi avevano promesso Mari e Monti, poi sai, tante volte... Invece una presenza. No, o due. No, due, tre. Un rigore parato però. Esordio, sì. Il pararigori qualche sito specializzato ti definisce. Però insomma è vero, perché... Ma sì. In realtà ne ho parati, però non mi reputo un pararigori. Non mi reputo un pararigori. Sì, ma quasi limitante dire pararigori, come dire, riesce a parare qualche rigore e poi... Senso, però in realtà è anche fortuna. Chiaro che io non ce l'ho dentro del parare rigore, magari, sai. È anche fortuna. C'è chi ce l'ha, vedi Andanovic uno a caso, Andanovic è un parare rigori, perché sai che su 10 linee a calci 5 li pigli. Però diciamo che non sempre essere i migliori portieri vuol dire essere dei pararigori, anzi insomma vorrei dire che Buffon alla fine non è un grandissimo pararigori, no? No, vabbè, ma i rigori sono sempre una cosa abbastanza... Tu sei un figlio d'arte, diciamolo, no? Perché tuo padre Stefano, mi sembra, Stefano Moschin, era insomma una persona che faceva il portiere, un calciatore, e poi allenava i portieri del Como, mi sembra, se non sbaglio.
aveva giocato a Como quando aveva 18 anni, sì, da ragazzo, ecco. E poi, no, adesso allena in portieria, dove sono partito io, al Careni PVG. Ah, sì, è vero. Senti, e quanto ha influito su di te questo fatto che tuo padre facesse il portiere? Parecchio, nel senso, io sono nato con i guanti in mano, perché chiaramente lui poi non me l'hai mai imposto, nel senso, l'ho scelto io, perché comunque vedevo sempre lui che andava a allenarsi, a fare le partite, tutto quanto, io era la cosa più bella del mondo andare a vederlo, e quindi è stato abbastanza semplice. Senti, quando è che però hai capito che questo per te poteva diventare un lavoro, insomma un impegno a lungo termine? Lo realizzi ogni anno che passa, questi anni qua, nel senso, a lungo termine non si sa mai, perché c'è veramente, tanti ragazzi. Io ci ho sempre creduto, da quando vai via di casa, sai, comunque vai via di casa per fare questo da piccolo, su una città che non conosci, senza i tuoi genitori, non è mai facile, quindi uno che lo fa, secondo me, non può partire facendosi dai vado a provare, se lo fai comunque un po' ci speri e ci credi. Si dice che i portieri siano un po' soli, no? Cioè, o comunque che questo vivere la partita in questa maniera sia, alcuni sostengono, sia molto più impegnativo che per un calciatore che gioca in un altro ruolo. Tu cosa ne pensi? È un'altra cosa, perché il portiere è un ruolo che non c'entra niente con gli altri, perché appunto è un gioco di squadra e il portiere gioca la partita da solo. È chiaro che vivi la partita in modo diverso e a livello mentale penso sia anche più, sicuramente più stancante a livello mentale che a livello fisico, perché a livello fisico quanto fai a livello gest atletico, 3 minuti 90 su 90, però è tutto a livello mentale, ecco. Chiaro che magari è stancante sotto quel lato lì, perché devi sempre essere sul pezzo anche quando la palla è lontana. Durante le lunghe pause in cui magari non sei impegnato e quindi sei lì, cioè cosa passa per la testa di, perché gli altri calciatori sono assolutamente impegnati a dover muoversi, fare, insomma, eccetera. Tu, cioè, cosa si pensa in quei, non so, in quei 10 minuti in cui la palla fortunatamente è lontana dalla tua area? Non si pensa ad altre cose, te lo assicuro, nel senso, devi continuare a guardare dove è la palla, perché alla fine il portiere è un ruolo dove anche quando la palla è lontana bisogna sempre stare concentrati, anche a livello di posizione, non puoi permetterti di, non so, stare, per dirti, stare basso quando la difesa si alza, queste cose qua, quindi in realtà sei sempre sulla partita. Poi oggi come oggi il portiere partecipa molto di più alle fasi del gioco di una volta, insomma, quando ero ragazzo io i portieri non si muovevano da lì, insomma, stavo... quell'epoca lì non l'ho neanche vista, però insomma, si sa che, beh, basta guardare qualche video, i portieri una volta giocavano sulla riga della porta senza prendere Neuer che fa il centrocampista, però si gioca più alti, ecco, si gioca più alti. È chiaro, è banale chiedere a chi ti ispiri, qual è il tuo modello, magari ce n'hai più di uno, no? Ma in questo momento, insomma, qual è il portiere al quale, insomma, guardi con interesse? In questo momento in realtà Andanovic, perché io sto lavorando anche con un preparatore che ce l'ha avuto, anche se per poco ce l'ha avuto, e comunque il modo di parare che alleno è molto simile al suo, nel senso, e poi perché è un portiere che per me vale, ecco. Una bellissima giornata ci agevola nel nostro consueto scendere dall'auto per mettersi davanti a un bel panorama di Siena, perché di questo che parliamo in questo piccolo momento. Allora, a Siena arrivi quest'anno, insomma, al di là del fatto sportivo e tutto ciò di cui abbiamo parlato prima, magari parleremo anche dopo, questa città, cosa, al di là delle bellezze oggettive che abbiamo davanti, ma a noi ci piace, insomma, sempre vantarci un po', noi senesi, della nostra città, cosa ne pensi di questa città, che sensazioni ti dà? Io, innanzitutto è una bella città, una bellissima città, sono delle zone stupende,
e poi si sta bene anche a livello di vita. Io adesso non vivo purtroppo in centro, vivo un po' fuori, però comunque a portata di mano. E... vieni insomma in centro sì, ogni sì, tanto. Sì, sì, a fare un giro, è una bella città, si sta molto bene. Senti, è molto diversa dai luoghi che hai frequentato finora. Sono stato in bei posti, sono sincero, perché Verona è una bellissima città e anche attorno c'è delle belle zone come molto. Qua. Pisa, la città in sé, secondo me, cioè, vabbè, la Torre Piazza dei Miracoli vabbè, è Piazza bellissima. Piazza dei Miracoli, però, però mondo, poi la città insomma è un la po' città diversa. È un po' diversa. Io stavo a Tirrenia, stavo sul mare, certo. Quindi era bello anche era lì. Bello. Era bello. Forse l'anno scorso a Renate, ecco, è l'unico posto dove... Vabbè, Renate poi, vabbè, una situazione lì addirittura è adiacente a dove è successo uno dei peggiori drammi sì, ecologici italiani, con l'Ikmesa. Sì, l'ambiente, che te ne pare? Allora, quello dello sportivo è un po'... L'ambiente è quello sportivo, allora... Un po' pretende un po', è un po' sì, pressante. Vabbè, alla fine i tifosi cioè, ovunque pretendono, nel senso, le piazze... ti ripeto, dove giochi, che c'è una curva, che c'è un tifo, è anche normale pretendere, perché la gente paga per venirci a vedere. Vabbè. Però insomma l'ambiente in generale, le persone che hai conosciuto. Io mi trovo veramente, te lo dico, sono sincero, mi trovo bene a livello di città, a livello di persone, wow, mi piace molto. E allora noi ora ritorniamo sulla nostra auto per fare diciamo, il viaggio di ritorno e faremo ancora due chiacchiere. In collaborazione con Siena Auto, la tua concessionaria Fiat a Siena e Monteroni d'Arbia, da oltre 25 anni al tuo servizio.